Buongiorno cari amiche di Country Mami e benvenuti ancora una volta sul mio canale per un nuovo tutorial. Oggi siamo al tutorial numero 7 dei 12 giorni di Natale, che come sapete sono quei giorni che intercorrono tra Natale e il giorno della Befana. Se li contate sono esattamente 12. Benissimo, oggi oltre a un tutorial e alla realizzazione di qualcosa di molto carino, voglio raccontarvi anche una tradizione che è legata a questo oggetto che andremo a realizzare. È qualcosa che ci porta nel mondo della, come dire, della magia, della fantasia, dell'immaginazione, quindi qualcosa che chiaramente è al servizio anche dei bambini, dei ragazzi o per quelli che come me hanno uno spirito natalizio sempre giovane, che dovremmo auspicare di averlo tutti, di restare sempre così. Bene, oggi andremo a realizzare la chiave magica di Babbo Natale. Come sapete, non tutti hanno in casa, e adesso mi rivolgo soprattutto ai bambini, un caminetto dal quale Babbo Natale può passare. E allora, vi siete mai chiesti come fa Babbo Natale ad entrare nelle vostre case? Bene, ve lo dico io. Il 24 dicembre, insieme ai vostri genitori, una volta che avrete costruito, realizzato insieme questa chiave magica di Babbo Natale, ed io adesso vi darò il tutorial gratuito e tutto quanto per poterlo realizzare, bene, voi metterete questa chiave magica sul pomello della vostra porta d'ingresso oppure su un chiodino appeso proprio vicino alla porta d'ingresso il 25 di dicembre. E da lì Babbo Natale la prenderà e la userà per entrare nella vostra casa solo quella notte. Quella chiave non può essere utilizzata in nessun altro giorno, ma soltanto e unicamente la notte tra il 24 e il 25 dicembre, la notte in cui nasce Gesù bambino, che come sapete dà mandato a Santa Claus, San Nicolas, come lo vogliamo chiamare, di portare i doni ai bambini buoni. Benissimo, allora venite da questa parte e vi faccio vedere come faremo a realizzare. Benissimo, allora, per realizzare la nostra chiave magica, il nostro progetto della chiave magica di Babbo Natale, dovete avere il cartamodello. Vi posterò la foto sulla pagina Facebook Country Mami. Voi cosa andrete a fare? Andrete a ritagliare, come al solito, il cartamodello e lo riporterete sul tessuto messo in doppio. Muslim, quello che volete, insomma, un tessuto. Io ve lo consiglio a fondo unico perché andremo a fare una scritta, ma comunque anche qualcosa con una fantasia veramente molto piccola. E poi utilizzeremo chiaramente la nostra imbottitura, quella adesiva da un lato, in fogli, metteremo sotto, andremo ad incollarla bene. Poi ci disegneremo col nostro pennarello evanescente tutta la sagoma del nostro cartamodello. Andremo a ritagliarla, a cucirla. Allora, io l'ho cucita tutta, non ho lasciato nessuno spazio aperto. Adesso vi faccio vedere. Eccola qui, l'ho cucita, non ho lasciato nessuno spazio aperto perché ho fatto un piccolo taglietto dietro. Ho rigirato e adesso cosa ho fatto? Con la flisellina biadesiva mi sono andata a disegnare e a ritagliare un piccolo cuoricino che andrò a mettere proprio su questa chiusura per chiudere il segno che abbiamo tagliato. Se volete semplicemente andarlo a cucire con un punto nascosto, va bene lo stesso, come volete. Se poi addirittura volete non fare come ho fatto io, ma lasciare come al solito una piccola apertura per poter poi risvoltare, va bene lo stesso. L'importante è avere questa sagoma, una tag. E questo perché? Perché secondo la tradizione la chiave magica di Babbo Natale deve essere assolutamente accompagnata da una scritta, che sia una poesia, una frase, quindi un biglietto, una pergamena con qualcosa di scritto, ok? Di scritto dai vostri bambini. Allora, io oggi nel mio caso scriverò, perché per un concetto molto più semplice, insomma, scriverò
Chiave magica di Babbo Natale. Lo scriverò in inglese, ma voi potete scrivere quello che volete. Potete scrivere Babbo Natale, fermati qui perché siamo stati buoni. Potete scrivere quello che volete, vi fate suggerire per la frase dai vostri bambini, ok? Fatto questo, adesso noi lavoreremo su questa parte. Questo è il nostro retro. Adesso poi andrò a chiudere anche questo. Fatto questo, no, io vado sotto macchina e invece di fare la solita ribattitura semplice come faccio solitamente, perché mi aiuta anche a chiudere l'apertura, andrò a fare utilizzare invece un punto di ricamo e lo farò con il colore rosso. Questo perché, sempre secondo la tradizione, la chiave deve essere accompagnata dalla pergamena con un fiocco in rosso, con qualcosa di rosso, scritto in rosso. Allora noi utilizzeremo il rosso per fare il punto di ricamo, ma utilizzeremo il rosso anche nell'accetto a cui ho legato la chiave magica. Ok? Quindi vado sotto macchina, faccio il punto di ricamo e ci rivediamo. Eccoci qui. Allora, vedete, ho fatto questo punto rosso perché la tradizione vuole il colore rosso e adesso andrò a scrivere qui la mia frase. La scriverò con il solito pennarello che va a scrivere col tessuto, questo pennarello qui, ok? Questo è il numero 04. Poi scegliete voi, dipende da come volete la scritta. Io ci scriverò Santa's Magic Cake. Se voi volete scrivere un'altra frase, insomma, fate, se poi volete scrivere la mia, adesso vado a scriverla e poi vi faccio vedere come fa, come il risultato finale, insomma. Ci vediamo tra poco. Ecco qui, la scritta è fatta. Adesso andiamo a sporcare leggermente con il nostro solito inchiostro, questo, i bordi per dare al nostro lavoro un aspetto più vissuto. Sembrerà che sia una tradizione della nostra famiglia da anni e così potremmo raccontare questa storia ai nostri bambini dicendo che attraverso questa chiavetta magica Babbo entra nelle nostre case la notte di Natale. Ricordiamocelo, è solo quella notte lì. Poi questa chiave non vale più. Un po' intorno alla scritta. Ecco qui. E abbiamo fatto. Adesso non ci resta che andare a posizionare la nostra chiave. Con un po' di colla a caldo andrò ad incollarla qui e poi creerò il filo per poterla appendere. E in questo modo il nostro lavoro sarà terminato. Ricordatevi, la nostra chiave va appesa all'uscio di casa, quindi al pomello della porta, alla maniglia, a un chiodino che avete esternamente alla porta, insomma, comunque in prossimità della porta, perché Babbo Natale deve utilizzarla per poter entrare in casa vostra e portare i doni ai bimbi buoni. Bene, il nostro progetto per oggi è finito. Andiamo dall'altra parte e ci salutiamo. Ecco qua, la nostra chiave magica di Babbo Natale è pronta. Abbiamo tutto il tempo, abbiamo ancora qualche giorno. Per il 24 dicembre possiamo realizzarla. Sarà pronta da essere messa dietro la nostra porta. Bene, mi raccomando, perché Babbo Natale ha bisogno di entrare in casa. Svelti, svelti a prepararla. Potete fare in feltro, se volete farla con i bambini, usate il cartamodello e la fate con un cartoncino. Fate scrivere un messaggio ai vostri bimbi. Noi dietro abbiamo messo il cuoricino, possiamo scriverci qualcosa e sarà pronta per iniziare una nuova tradizione. Bene, buona giornata a tutti e ci vediamo presto per un nuovo tutorial.